Roberto Salis, tanta l'emozione, immaginiamo, l'urgenza è quella di creare condizioni affinché Ilaria torni presto in Italia e possa iniziare il suo lavoro. Bisogna che il governo italiano faccia dei passi con la diplomazia ungherese, sistemi le carte in modo tale che il giudice abbia evidenza di quello che è avvenuto oggi e dei 170.000 voti che sono stati dati a Ilaria dai cittadini italiani. Teme un po' di ostruzionismo o ritiene che legittimamente, visto che c'è stata una vittoria importante, tantissime le preferenze che Ilaria ha raccolto? Io credo che se il governo italiano è autorevole a livello internazionale, se si occupano dei cittadini italiani e non della parte politica che difendono, non dovrebbero avere dubbi per lavorare e fare tutto il possibile perché questa situazione venga chiarita il prima possibile. Si aspettava un risultato di questa portata all'inizio dell'avventura, quando fu chiaro che AVS avrebbe candidato Ilaria? Si immaginava questo tipo di risultato? Io sapevo che lavorando assiduamente si ottengono dei risultati incredibili, però questo è andato un po' al di là delle più rose aspettative. Adesso aspettano 5 anni di lavoro a sua figlia. Una domanda, ma Roberto Salis, missione compiuta o c'è ancora qualcosa da fare? No, Roberto Salis, missione compiuta, sarà compiuta nel momento in cui avremo Ilaria in Italia e poi Roberto Salis se ne va al mare.